Filippo Passerini, Group President di Procter & Gamble. La mobility in azienda per una multinazionale è più un dilemma o un problema? Direi, da quel che ne abbiamo visto, da quel che stiamo vivendo, è sicuramente una serie di dilemmi che vanno risolti e come ben sappiamo dilemmi e problemi richiedono soluzioni diverse. E pertanto è estremamente importante vedere la soluzione nel suo insieme piuttosto che affrontare aree in maniera parziale o in maniera frammentaria. I tre dilemmi sono fondamentalmente costo verso valore, beneficio. Il costo è certo, particolarmente se si prolificano device, tablets, smartphones, computers. I benefici riguardano produttività degli impiegati, che però è molto difficile da quantificare, o applicazioni specifiche del business, e credo che questo sia il filone sicuramente più importante. Un altro dilemma riguarda la sicurezza dei dati da un punto di vista corporate, da un punto di vista di enterprise, verso un mondo che sta diventando un mondo di consumerizzazione della tecnologia, per cui il device in quanto tale è ormai blended fra quello che usiamo personalmente e quello che usiamo per il business. E un terzo dilemma infine è quello del controllo da parte di un'azienda del numero di device, di una possibile proliferazione di devices, verso invece la necessità delle persone, dell'impiegato, di avere dei device diversi perché diverse persone trovano più facili da usare o più produttivi per il loro uso device di natura diversa. Quindi questi sono tre dilemmi che richiedono una molta, molta riflessione. Questa è un'area che vista dal di fuori sembra molto semplice perché è facile operare, usare le varie funzionalità, però da un punto di vista di enterprise, da un punto di vista di azienda, è un'area che presenta notevoli complessità. Bring your own device, la posizione di P&G su questa forte tematica a livello di multinazionale, qual è la sua esperienza a proposito? La mia opinione è che è un trend inevitabile, perché è una tecnologia che sta di fatto diventando una commodity, per cui come sempre in questi casi, a mio parere, il trend sarà inevitabilmente in quella direzione. Le questioni che si pongono sono quanto rapidamente, se rendere l'adozione volontaria o se invece creare un'aspettativa che l'impiegato porti il loro device, quindi richiederà del tempo, sarà un qualcosa che si svilupperà nei mesi e negli anni, varierà da paese a paese all'inizio perché certe leggi e certe regolamentazioni sono diverse nei vari paesi, però io credo che sia un trend inevitabile che va facilitato piuttosto che resistere a qualcosa che avverrà certamente per una serie di motivi tutti molto validi. Ultima questione appunto sul discorso del bring your own device, la gestione a questo punto della sicurezza dei dati aziendali, visto che comunque gli impiegati dipendenti avranno la possibilità di utilizzare i propri dispositivi all'interno delle strutture aziendali, come verrà affrontata? Questa è un'area ancora in elaborazione e in riflessione, per cui non si hanno ancora delle risposte certe. Noi riteniamo però che è possibile trovare una soluzione di questo tipo. E bisogna ovviamente avere dei firewalls che siano molto solidi, molto ben protetti e poi sostanzialmente molta della protezione e della sicurezza si sta spostando da quello che era fino a non molto tempo fa l'arroccamento di una impresa, no? Si può immaginare come una fortezza con delle mura che proteggevano dall'esterno. Ora di fatto
la sicurezza si sta sempre più spostando sul device in quanto tale, che sia mobile o no, quindi encryption dei dati, quindi la possibilità di usare delle linee che sono più protette di altre. Quindi io credo che è certamente possibile, i dati che noi abbiamo, che stiamo raccogliendo, gli studi che stiamo facendo indicano che è sicuramente possibile. Non c'è ancora una risposta a tutte le domande, quindi anche qui sarà un qualcosa che si svilupperà progressivamente nel tempo, però io sono ottimista che avverrà. Grazie Filippo Passerini, la ringrazio moltissimo. Grazie. Piacere.